Sindaco, allora un campo che era destinato alle erbacce adesso invece sta ritornando a nuova vita. Sì, era un campo abbandonato da tanti anni, anche io come consigliere comunale negli anni passati mi ero battuto per la sua riqualificazione, perché è un campo al centro del paese, nel centro storico, nel cuore del centro storico. Non succede in tutti i centri storici di vedere un campo così, che insomma potrebbe dare molto, molto di più alla comunità, e finalmente lo andiamo a riqualificare. Un progetto molto importante a cui abbiamo tenuto subito sin dal 2016, da quando ci siamo insediati. Era anche uno dei punti del programma elettorale e lo andiamo a realizzare. E secondo me sarà un progetto che rilancerà il centro storico di Mondolfo. Mondolfo avrà nei prossimi anni dei lavori molto importanti, dall'ampliamento del cimitero a questo campo sportivo, questo progetto, e l'adeguamento sismico della scuola qui vicino, della scuola media Fermi. Quindi ci saranno davvero tanti importanti progetti che rilanceranno davvero il nostro centro storico. Qui in particolare che cosa si sta realizzando? Qua stiamo realizzando un campo sportivo, un campo da calcio a 8 con erba sintetica, spogliatoi, nuova illuminazione, nuove tribune con accessibilità anche per i disabili, quindi proprio una riqualificazione completa. E quindi il campo sarà a servizio sia delle scuole ma anche naturalmente delle associazioni sportive di Mondolfo e di Marotta. Come avete attinto i fondi, da dove provengono, qual è stata l'azione politica che avete messo in campo? L'importo dei lavori è di 210.000 euro e 130.000 euro vengono dai fondi del bilancio comunale, 75.000 euro con il bando CONI Regione.